Siamo con Paolo Marcheschi, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia. Marcheschi, Fratelli d'Italia sta attraversando un grande momento, siete primi nei sondaggi, la vostra scelta di stare all'opposizione quindi paga. Ma io direi che è un po' riduttivo e anche un po' ingiusto questa descrizione, perché noi abbiamo sempre scelto con convinzione e non per convenienza, nel senso che non abbiamo appoggiato Draghi non perché non credevamo a lui come Presidente del Consiglio, ma per coerenza abbiamo sempre detto mai col PD, mai con i 5 Stelle, perché abbiamo proprio una visione di governo completamente diversa. Quindi ha pagato soprattutto non fare un compromesso a ribasso, come è stato fatto con delle riformicchie che non serviranno al Paese. Noi abbiamo la nostra visione che non è conciliabile né col PD né con i 5 Stelle. Giorgia Meloni ha sfondato anche nelle librerie, è il libro più venduto di un politico. Volete conquistare quindi anche il mondo culturale italiano? Ma diciamo non certo con un bellissimo libro si fa con diciamo, altri strumenti. Il libro è solo una descrizione di una visione politica molto importante e anche la descrizione umana e personale di un leader che si candida a governare questo paese. È la prima volta che un leader politico si mette un po' a nudo anche con pregi e difetti. Ed è la prima volta che si prende degli impegni scritti, perché questo libro, oltre ad avere questa visione politica, ha anche, diciamo, una sorta di impegno che Giorgia Meloni si vuol dare con i propri elettori e i propri lettori in questo caso. È come un tatuaggio e le parole date per Giorgia Meloni sono veramente, sono promesse solenni. Quindi servirà a tutti per capire qual è il progetto politico, ma servirà anche a se stessa per rispettare quello che ha promesso. Di sicuro avete conquistato la leadership del centrodestra. Sì, questo del leadership del centrodestra è un dibattito che serve per riempire un po' le pagine dei giornali. Devo dire che a noi ci interessa veramente poco. Sono gli elettori nel centrodestra e la nostra regola a decidere chi sarà il leader. Chi prende più un voto tra i partiti del centrodestra sarà il leader. A noi ci interessa invece rispondere a quella domanda che c'è di una nuova destra di governo che nel paese c'è e che noi vogliamo rappresentare e costruire. Nuova destra, lei allude alla presidenza ottenuta da Giorgia Meloni dei conservatori europei, però qui in Italia, vi definiscono ancora post-fascisti. Ma certamente essere presidente dei conservatori europei è stato un grande riconoscimento, non solo per Giorgia Meloni, ma per un percorso politico. Noi stiamo affermando valori dei conservatori, quelli che ci sono in tutto il mondo, tranne che in Italia. È chiaro che chi non ha argomenti per controbatterci usa qualsiasi termine per delegittimarci, quindi una volta siamo impresentabili, omofobi, razzisti, violenti, fascisti, però proprio questo nuovo ruolo e questo riconoscimento di essere conservatori italiani, che va spiegato ovviamente perché è un termine inedito, diciamo, per un partito politico in Italia, ci dà la possibilità ancora maggiormente di affermarci come un partito nuovo che guarda in avanti e non guarda come una macchietta, come ci definiscono post-fascisti o un partito ideologico, magari addirittura come quelli del ventennio. Ecco, siamo molto lontani. Noi guardiamo avanti, però abbiamo radici che affondano nel passato, come del resto il mondo e la famiglia dei conservatori. Noi difendiamo strenuamente alcuni valori, tipo la centralità della persona, la difesa della famiglia, la laicità dello Stato, le radici cristiane, la sacralità della vita, ma anche la difesa delle singole libertà, quella di impresa, quella della libertà di scelta sanitaria e della scuola e dell'ambiente. Questi sono principi per i conservatori che non sono negoziabili e lo sono anche per Fratelli d'Italia. Questi però, diciamo, sono valori di cui tutti si riempiono la bocca. Sì, lo dicono, ma poi diciamo, li calpestano. Faccio, diciamo, l'esempio della sinistra, no? Che si riempie la bocca dietro la libertà di qualsiasi cosa. Per loro tutto dovrebbe essere liberalizzato, no? Le droghe, la possibilità di cambio di genere, l'utero in affitto, favoriscono la libertà, diciamo, di morte se si vuole, penso, diciamo, a casi estremi di eutanasia. Quindi la libertà su tutto, il diritto all'asilo per tutti, immigrazione incontrollata. Loro hanno in testa su questi diritti una visione opposta alla nostra. Noi difendiamo l'identità, i confini, il paese, quei valori che ho detto prima, ma anche ad esempio valori come la bandiera e l'inno nazionale. Se fosse per la sinistra si canterebbero solo quando c'è una medaglia d'oro. Per noi si sono inseriti in tutte le istituzioni, tutti i nostri comuni, le nostre regioni, si canta l'inno nazionale prima delle sedute, ma anche la bandiera. Noi stiamo per il tricolore, loro forse amano più la bandiera.
bandiera arcobaleno. Quindi non condividiamo proprio una visione con la sinistra e siamo qui per combatterla. Marcheschi, quindi è tutto pronto per un... perché la destra torni al governo? Sì, diciamo ci siamo, gli elettori chiedono a gran voce questo, lo dimostrano con i voti e noi siamo pronti. E ovviamente adesso sappiamo di essere nel mirino, perché siamo il partito primo dei sondaggi, siamo il partito diciamo da abbattere, e lo faranno con tutti i mezzi, non solo diciamo con la stampa asservita al potere, ma anche magari facendo le classiche truffe elettorali, cercheranno di mettere mano alla legge elettorale. E mi aspetto anche che ci siano, dato anche il gran numero di parlamentari che non potranno rientrare stavolta, visto che ci sono state una netta diminuzione dei seggi, che cercheranno di inventarsi qualche partito nuovo elettorale per abbindolare gli italiani, invece per pensare solo a rientrare in Parlamento. Ecco, io penso che stavolta gli italiani abbiano capito quali sono i partiti coerenti e chi ha veramente un progetto politico per il Paese e non per la propria poltrona. In Toscana, a livello locale, cosa prevede? Ma diciamo che noi siamo pronti anche a governare a livello locale. Vogliamo dimostrare nei prossimi mesi che ci separano le elezioni sia amministrative sia nazionali, che essere conservatori non è una cosa filosofica, ma è un progetto di governo applicabile. Del resto i nostri governatori delle regioni e anche i nostri sindaci lo stanno dimostrando con il nostro buon governo, stanno dimostrando di essere bravissimi, stanno portando dei grandi risultati. Io stesso nei prossimi mesi, qua a Firenze ad esempio, che non ci sono le elezioni come in regione Toscana, nella regione, affrontiamo diciamo, questa fase facendo nuovi circoli territoriali per diffondere quelli che sono i principi fondamentali di cui parlavo prima, ma anche come fare a metterli in pratica. Quindi sarà una stagione esaltante, una stagione che deve preparare tutta una classe dirigente che Fratelli d'Italia ha già pronta a diffondere la nostra visione di paese per andare al governo di questo paese. Ringraziamo Paolo Marcheschi e in bocca al lupo allora. Grazie a voi.